Salve a tutti amici, sono sempre io Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Rimworld Spazzini Planetari. Gente, volevo fare un po' di progressi off camera, ma non ce l'ho fatta perché ovviamente abbiamo dovuto reclutare subito una persona. Abbiamo reclutato Keuneke. Lo abbiamo reclutato e niente, quindi ho fatto partire la registrazione perché non potevo effettivamente perderlo. Quindi a Keuneke abbiamo già detto che deve lavorare e dormire in queste ore. Gli stiamo dicendo adesso che deve mettere determinati abiti e mettere una maschera antigas. E gli abbiamo detto quali lavori deve fare. Eccoli qua. Keuneke sarà un costruttore ed un artigiano praticamente. E niente, allora... c'è da dire che non è successo tanto. Penso che in questo episodio mi concentrerò su, vabbè, come al solito, aumentare le difese della base, che sarà un po' problematico vista la mancanza di acciaio, ma soprattutto vorrei costruire la prigione, o almeno una bozza di prigione, perché mi sono reso conto che una volta curati i prigionieri non sanno più dove andare. Rimangono qua e non vanno da nessun'altra parte, quindi potrebbe essere il caso di iniziare a fare una prigione. Per farlo bisogna trovare la zona. Dove la si mette? Iniziamo a far scavare qua allora. E vediamo quanto spazio ci si libera. Speriamo che in questo episodio... abbiamo trovato dell'acciaio e dell'oro. Speriamo che in questo episodio non arrivino 100.000 raid o 100.000 mech cluster come è successo negli scorsi, perché sarebbe una brutta situazione. Inoltre, ricordiamoci un attimo come va la parte di pulizia. La parte di pulizia va bene. Guardate qua, io oggi la sparo così, guardate. Io oggi, boh, punto in grande. Non penso che riuscirò a farglielo fare, però guardate qua. Tutta questa parte qua dobbiamo pulire. Tutta questa parte qua sopra. Andate, miei cari rumbini, andate. Party. C'è un party. Dov'è il party? Qua? Seriamente? Ok, va bene. Basta con sta Marley. Anche nello scorso episodio. Non mi interessa. Non mi interessa. Non so chi sia Marley. Vi prego, basta. Avete rotto il cazzo. La scorsa volta ho raccolto delle armi. Eccoli qua, degli Ecati. O Ecate, non so come cazzo si chiamino sinceramente. Vorrei vedere se magari, tipo, dando la Sis, mentre la cava Sis, c'ha uno in shooting, meglio di no. Tu c'hai 15. Tu prendi questo. Quanto hai di shooting? 7, benissimo. Si è preso anche i colpi. Voglio vedere un po' come funziona. Ah, ogni volta che gli interrompo, orca puttana, che si interrompe la linea di tiro, non può più sparare. Wow, guardateli qua che belli rumbini a lavoro. Bravi, bravi, bravi. Lavorate, lavorate, lavorate. Bravi. Sexton. Buoni tutti. Sexton è quello dell'impero. Quindi se ne va. Te ne vai. Non vuoi rimanere. Maledetto pezzo di merda. A pezzo di infami. A pezzo di fame se ne sta andando questo qua. Mangiato, bevuto a scrocco. Boh, se ne va. Babà. Bene, abbiamo finito la sintammide. Quindi possiamo fare neutramina. Era un obiettivo ormai da tre episodi. Vado a costruire una porta qua per rendere un po' più semplice il trasporto. Tanto qua tra poco avranno finito di scavare l'acciaio. Potrò iniziare a delineare la prigione e finire il muro. War Merchant, oh yes. Intanto con tutto quel fantastico acciaio stanno pian piano andando a costruire tutte le torrette. Ottimo. Vivendo decisamente il Toxalo, perché per una fantastica coincidenza è qua. Luciferium, Ambrosia, tutto. Poi, niente a quanto pare, va bene. Rene e il polmone, ok. UMP, via. Voi cos'è che vendete? Niente di utile, giustamente siete un war merchant, niente di più. Quindi non è che c'avete tutta sta roba.
Ah, mannaggia. 1700. Niente, mi tengo il rene. Ah, ci siamo fatti un po' di acciaio. Acciaio, sì, argento. E hanno costruito un'altra torretta. Bene. Vediamo un po' che questa è. Hosting Royals. 23 giorni. No, non ce la si può fare. Praticamente volevano rimanere da noi per 23 giorni con un mood di più del 50%. Bello perché c'era una Plasma Sword come ricompensa, ma no, cioè non si può fare. Allora, un'altra buona notizia. Hanno finito qua di costruire, cioè scusate, di scavare. Questo significa che possiamo fare il muro. E che possiamo effettivamente iniziare a pianificare la prigione. E un'altra cosa. Un'altra cosa vi dirò. Noi adesso facciamo la prigione, giusto? Ok. Non abbiamo ancora un sanguofago. La cosa mi rattrista tantissimo. Bla bla bla, le solite cose. Ma. E dico ma. Un sanguofago, spero che prima o poi arrivi. In qualsiasi caso, io terrò dei prigionieri per organi. E questo lo sapete. Raid, mannaggia. Organi e per la Imogen Farm qualora fosse necessario. Arrivano da qua sotto e sono in. No, non arrivano solo da qua sotto, arrivano anche da qua. Ah, boh, sono degli scappati di casa, però. Qua qualcuno sta già sparando, eh. Oh, Ruslan, bravo. Porca troia. Stanno scappando di qua. Ah, poi sono imp. E anche di qua stanno scappando. Ah, Madonna, Ruslan, che cazzo di cattiveria che c'ha in corpo. Mamma mia. Vediamo un po' Mulli. Cattroia. Che bello. Appunto, dicevamo dei prigionieri. Vediamo se c'è qualcuno qua che si può salvare. Ecco, tipo te diventi la nostra nuova scorta di organi. E si procede allora con la costruzione della prigione, che sarà bene o male questa. Perfetto. E questo significa che il muro sarà fatto di qua. Perfetto. Vorrei comunque farli collegati come ambienti. Ehi, aspettate. Pollution Extreme 80%. Mi ricordo che era l'83% l'ultima volta che ho guardato. Quindi stiamo facendo effettivamente dei progressoni. Guardate i rombini. Hanno fatto tantissimo lavoro. Allora, sta gente qua è messa davvero male. Quindi, io vi direi che possiamo subito operarli. Spectacle of Insects. E poi ci prendiamo un cuore. Mentre in te facciamo left kidney, left lung e liver. Chema Gerospro, leader of the refugee empire, is facing repeated infestation at site near Settore 20. This will provoke an infestation of four hives. Ah, gestibile. Per una plasma sword assolutamente. Certo che Death Rest Capacity Serum. Ma non avendo un sanguofago. Poi il Metal Strider, ecco qua. Allora, Min, via qua. Che mi servono i componenti, veloci. Eccolo qua. Rene, prima di tutto. Vai. Ci vado a bagno, non me ne frega niente. 1100. Vai così. Mamma mia. Però. Ma nessuno mi aveva detto che sarebbero stati qua dentro. Ma cazzo. Eccolo lì. Il mio piccolo rumbino. Rumbello. Vieni qua, rumbello. Ecco. No, il mio clean sweeper. Veloce. Veloce. Ok, devo dire che è bella come cosa. Ok,
Ecco, magari anche te a non sparare. Sì, fate a pezzi quello che volete, ma... Iachelis, che male. Andata? Andata, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, problema risolto. Pozaride, oh, bene. Mettetela subito via, prima di subito proprio. Sapete, no, dove metterla? Sì, ok, bene. Sto uscendo di testa, come questi qua. Niente, tutti. Tutti si faranno un giro di catarsi perché stanno male. Va bene. Basta che poi state meglio e non rompete più le palle. Stavo cercando di pulire, ve ne rendete conto? Cioè, stiamo quasi a metà della zona che avevo delineato oggi. Ok, vedo che tranne alcuni, più o meno tutti gli altri si sono ripresi. C'è Giggles che tra poco si riprenderà, Keris che deve ancora riprendersi, e Mullins, siamo quasi. Tutti gli altri che vedete che si sono ripresi è perché hanno avuto una catarsi. Quindi hanno quel più 40 di boost che è fantastico. E adesso, man mano che si riprendono, magari torneranno alle loro attività e riusciremo magari a finire di costruire la stramaledetta prigione. E vai che ci siamo. Neutramine, perfetto, perfetto. Iniziamo con l'autopsia, visto che stiamo facendo le cose necessarie. Psychic drone pure. Non bastasse tutto il resto. Va bene, va bene. Basic autopsy, posto, quindi possiamo già mettere in production l'autopsy table. Oh, yes. O meglio, non so se metterlo qua. Beh, sì, avrebbe senso. Si fa poi una ghiacciaia, magari. Sì, 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 perché no, dai. Facciamo qua una ghiacciaia. E mettiamo il tavolo d'autopsia qua fuori. Dicevamo poi di temperatura. No, dov'è? Ancora non le ho sbloccate le walking freezer unit. Eh no. Questo qua. Multi-split air conditioning. È il prossimo che ricerchiamo. Break up. Mullins. No. Mullins e Sis. Ma non si erano sposati? Ex-wife. Si odiano, cazzo, per lo più. Ok, ed ecco qua la nostra prigione. Allora, vorrei provare un approccio diverso questa volta. Quindi, avere una sala comune. Ok. Dove tutti dormono, praticamente. Poi un'area ricreativa, che sarà qua. Un bagno, giustamente. Quindi tipo il bagno lo possiamo mettere qua e lo dividiamo per uomini e donne. Facciamo così, va? Ecco. Quindi questo qua sarà il bagno. Magari una zona dove li posso... A mo' di... come si chiama? A mo' di ospedale. Dove possono essere spiantati gli organi. Oppure... essere curati i prigionieri. Quindi questo qua sarà il bagno. E ci devo mettere poi qualcosa per la temperatura. Metterei un termosifone. Sì. Magari lo si può mettere qua così da entrambe le parti. Poi un bel termosifone largo qua. Qua metterei invece tutti i letti. Perfetto. E dunque qua invece in furniture mettiamo l'hospital bed. Anzi, mettiamo due. E anche i cavi sono piazzati, quindi questa qua sarà poi la prigione. Ok, questo è pronto per essere lanciato. Via. Ne abbiamo solo 16, quindi possiamo iniziare a trasportare anche questi. Finita anche l'autopsia avanzata, andiamo a fare il multi-split air conditioning, che ci serve per fare le ghiacciaie. Bulk goods trader, bene. Min, aspetta che si avvicinano. Questa è tutta una zona per prigionieri. Va bene. Min, vagli incontro. Allora, gli ho fatto anche iniziare a costruire la parte comune. Scambio. Sì, grazie. Questo lo vorrei. E questo? Sarei comunque in positivo. Bene.
Hanno praticamente fatto, qua. Mancano, sì, due cavi, un paio di tubi, delle luci, ma hanno fatto. Oh yes. Ma soprattutto non unisex, female. Male, e c'è un raid. Sorry, what? Beh, voi vi dovete per forza fermare qua. Voi no. Ma che sei stronzo, però. Chi è questa? Sis. Sis, ti prego, ti prego, ti prego. Smettila. Stai facendo solo che danni. Ok, stanno scappando. Bellissimo e tutto, ma cazzo. Mi hanno chiappato in pieno Mullins, poraccio. Minchia, è morto in 3 ore pure. Oh. Tu con sto cazzo di coso. Mullins si è preso in pieno una granata da 30 mm addosso. Chi è il dottore qua? Charna. Charna e Sis. Ah, quindi ok, boh, c'è Sis che se ne occupa. Però, oh, cioè, sta cosa che... Sì, vabbè, Giggles, ciao. Giggles è arrivato ora. Sta cosa che arrivano dentro casa i raid, madonna. E ansia. Ah, però aspettate, adesso tirano sugli organi teoricamente. Allora, intanto, zona, stockpile zone. Perfetto, intanto qua ci metteranno i corpi. Quelli possible to harvest. No, soltanto i possibili per essere elaborati. Gli altri invece andranno di qua. Perché poi eventualmente ci diamo fuoco là dentro. Beh, intanto la prigione è pronta. Sì, mancano giusto due boiate, però è pronta. Volevo metterci una televisione, ma ancora ho visto che non l'ho sbloccata. Quindi niente, immagino. Però ci siamo, è andata, cioè è fatta lei. E a livello di pulizia come siamo messi? Più o meno a metà di quello che gli avevo ordinato. Magari nel prossimo episodio già riusciamo a finire di pulire questa zona qua sopra. Non sarebbe per niente male. Boh, io a questo punto direi che termino qua. Abbiamo la prigione nuova. Adesso c'è da mettere su, come al solito, il nostro fantastico business di estrazione di organi per poter fare i soldi. E come sempre migliorare la questione delle difese. Anche se in realtà adesso bene o male abbiamo torrette ovunque, anzi, mi sono reso conto che di qua non ce ne manco una. Perché abbiamo finito anche l'acciaio, per quello magari. Però, insomma, ci sono ancora questi piccoli dettagli da curare e poi, come al solito, ottimizzare, ottimizzare, ottimizzare. Però, come vi dicevo, io direi che a questo punto termino qua. Vi ringrazio tutti tantissimo per avermi seguito. Vi lascio un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questo episodio. E lasciatemi un feedback se pensate che c'è qualcosa che posso fare meglio o semplicemente se volete dire la vostra. Io vi ringrazio ancora per la visione, sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.